Ringrazio il presidente Fabbricatore, il direttore Milani, gli amici Danilo e Cino per l'invito alla partecipazione all'odierno incontro, consueta occasione di confronto per tutti gli operatori e i soggetti istituzionali che concorrono alla gestione e allo sviluppo del nostro sistema portuale. Rivolgo un deferente saluto al segretario generale dell'AIMO, Kita Klim, che ho avuto modo di conoscere ad aprile 2016 quando mi recai appositamente a Londra per incontrarlo per una doverosa presentazione dopo il suo insediamento. Tra l'altro avremo l'onore di avere il segretario generale dell'AIMO domani pomeriggio al comando generale e quindi lì avremo modo anche di illustrare quelle che sono le nostre attività e la problematica dell'immigrazione che, come avete avuto modo di sentire, è particolarmente attenzionata dall'AIMO in questo periodo così difficile che stiamo vivendo. Al signor segretario generale siamo profondamente grati per il prestigioso riconoscimento internazionale dallo stesso consegnato unitamente al presidente della International Salvage Union, lo statunitense John White, lo scorso 22 marzo a Londra. Ammiraglio Carlone era presente. Consegna alla Guardia Costiera Italiana per la straordinaria attività di soccorso ai migranti condotta dai suoi equipaggi nel Mediterraneo centrale. Saluto la sottosegretaria Simona Vicari, tutti gli onorevoli e senatori presenti, vedo qui la Ogliaro e il senatore Filippi che tra l'altro relatore della riforma portuale per cui ha giocato una partita molto importante, i direttori generali del Ministero delle Infrastrutture, nonché i dirigenti dello stesso Dicastero, i vertici delle associazioni di categoria del cluster marittimo e delle autorità di sistema portuale, alcuni miei colleghi, anche non più in servizio, l'ammiraglio Angrisano e l'ammiraglio Aliberta. Saluto i presidenti mondiali ed europei dei piloti, degli ormeggiatori, nonché i tanti appartenenti a servizi tecnico-nautici e ai loro presidenti. Come ogni anno, questa Assemblea rappresenta un'occasione privilegiata per ragionare insieme sulle tematiche e sulle dinamiche che animano il mondo della portualità e del trasporto marittimo. È ormai chiaro a tutti, a quasi 2 anni dall'adozione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, che la nuova governance dei nostri scali marittimi e l'adeguamento delle infrastrutture marittime e trasportistiche siano oggi le principali sfide che attendono il sistema logistico e in particolare quello portuale. L'anno appena trascorso sarà ricordato come l'anno in cui ha visto la luce l'attesa riforma della legge portuale. A oltre 20 anni dalla legge 84-94, il decreto legislativo 169 del 2016, traducendo in norma positiva gli indirizzi programmatici del Piano Strategico Nazionale, ha indicato a tutti gli attori, pubblici e privati, la rotta della nuova governance portuale, incentrata non più sulla logica monoscalo del precedente sistema delle autorità portuali, bensì su una dimensione di gestione multiscalo pensata in un'ottica di distretti logistici moderna ed efficiente, il cui sviluppo marittimo è affidato alla gestione dell'autorità di sistema portuale. Non è questa l'unica novità. Signor Ministro, buongiorno. Non è questa l'unica novità di rilievo che ha fatto registrare l'anno appena trascorso. In coerenza con il disegno riformatore voluto ed attuato dal signor Ministro, infatti l'articolo 14 della legge 84-94 è stato oggetto di un secondo intervento di modifica ad opera della legge 1 dicembre 2016 numero 230, rubricato come modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità del pilota dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Il provvedimento legislativo ha fissato un limite, come diceva appunto Liberatore, alla responsabilità del pilota
per danni cagionati da fatti compiuti o da esso determinati in ragione di inesatte indicazioni di informazioni alla nave, introducendo l'obbligo, il cui esatto adempimento è soggetto alle verifiche ispettive dell'autorità marittima, di assicurazione della predetta responsabilità. Il Comando Generale ha condiviso l'impianto dell'intervento di riforma e, nei limiti delle proprie attribuzioni, ha fornito il proprio contributo di pensiero alle competenti commissioni parlamentari. La legge in parola ha consolidato il ruolo e l'impianto del vigente schema di disciplina dei servizi tecnico-nautici, quali imprescindibili presidi di sicurezza e facilitatori dello sviluppo sicuro dei nostri scali portuali. L'intervento normativo, facendo leva sulle riconosciute peculiarità del sistema italiano, ha ribadito il ruolo di garanzia e regolamentazione rappresentato dall'autorità marittima, custode e responsabile della sicurezza globale dello scalo, in sinergia ed armonia con l'autorità di sistema portuale e con gli operatori dei servizi tecnico-nautici. Solo attraverso una convinta, autentica, concreta sinergia di azioni e di intenti tra gli operatori dei servizi e l'autorità marittima, di sistema, ma anche doganale, ciascuno responsabile e consapevole del proprio ruolo e delle proprie prerogative, sarà possibile offrire agli investitori e alle imprese del cluster marittimo quel quadro di certezze ed opportunità che la riforma portuale traguarda come obiettivo indispensabile per la competitività nei nostri scali. In questa direzione, poco più di un anno fa, si è svolta a Catania, proprio su proposta della Federazione Italiana dei Piloti dei Porti, il primo forum nazionale sulla sicurezza nei porti, che ha costituito un significativo momento di confronto ed analisi tra i rappresentanti dell'intero cluster marittimo sui temi di comune interesse rilevanti per la crescita delle attività portuali. In esito ad un articolato processo di condivisione, dal forum è stata elaborata una dichiarazione di intenti che ha promosso in tanti importanti iniziative oggetto di tavoli tecnici composti, in ragione del tema trattato, dal Comando Generale e dalla competente Direzione Generale, da rappresentanti delle amministrazioni interessate, nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria esponenti del cluster marittimo. Solo a titolo esemplificativo segnalo alcuni risultati raggiunti dai gruppi di lavoro. L'istituzione presso il Ministero di un osservatorio permanente sulla sicurezza e sull'efficienza dei servizi tecnico-nautici nei porti, con decreto interdirigenziale a firma congiunta del Comando Generale e della competente Direzione Generale. L'istituzione di un premio per la sicurezza del trasporto marittimo, che sarà assegnato a coloro che, per eventi che la Commissione ritiene meritevoli, si sono distinti in attività di rilievo per la sicurezza. Nell'ambito dei team operativi misti per le emergenze è stato sottoscritto un protocollo tecnico operativo tra il Comando Generale e Fedepiloti, che prevede momenti informativi presso i comandi base aeromobili del Corpo da parte dei piloti. Sono stati già abilitati 4 piloti, 8 sempre nell'ambito della Direzione Marittima di Genova sono in fase di formazione, ed anche a Catania, con quindi la nostra componente aerea di Catania, si sta procedendo verso questa direzione. È chiaro che diventa un elemento fondamentale questo, perché addestrare il pilota, Danilo ne sai qualcosa, no? Hai provato l'ebbrezza di essere verisillato dal nostro elicottero su una nave, il movimento diventa fondamentale, specialmente quando ci sono situazioni di emergenza, dove la presenza del pilota a bordo è determinante. È stata emanata una circolare a firma congiunta del Comando Generale e della competente Direzione Generale. Questo, ecco, per sottolineare un attimino come questi due elementi di organizzazione del Ministero, il Comando Generale e la Direzione Generale di PUIA, lavorano a braccetto quotidianamente sulle problematiche che riguardano la parte marittima. Di fatto rappresentiamo quello che era la Marina Mercantile, quello che rimane della Marina Mercantile di tanti anni fa. E ancora, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha condiviso l'adozione di apposite linee di indirizzo per la verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici dei piloti, che sono state recepite in un'apposita circolare. Questa è anche un'altra richiesta molto importante che veniva dai piloti, e quello del mantenimento dei requisiti psicofisici, che ovviamente doveva sposare quello che era l'età del pilota e non essere agganciata a quella iniziale quando si entra ad effettuare appunto questo tipo di attività. Il secondo forum nazionale sulla sicurezza nei porti, che si terrà il prossimo
26 maggio a Ravenna, sarà l'occasione per illustrare gli sviluppi delle richiamate iniziative che, in linea con gli indirizzi posti alla base dell'intervento di riforma della legislazione portuale e discendenti anche dal Piano Nazionale Strategico dei Porti e della Logistica, contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del settore. È evidente che il sistema portuale italiano, per competere in mercato globale, tendente a costruire navi sempre più grandi e per intercettare le grandi linee di transshipment del Mediterraneo, deve sicuramente perseguire le direttrici dello sviluppo infrastrutturale e dell'aumento dell'efficacia dei propri servizi, materiali ed immateriali. L'importanza dell'economia del mare è stata oggetto di discussioni di approfondimento, prima a Bari nel 2016 e pochi giorni fa a Livorno al Forum nazionale sulla portualità e la logistica. Un percorso permanente di confronto per gli operatori della portualità e della logistica, promosso e organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Rete Autostrade Mediterranee, che ha l'obiettivo di fare il punto sull'attuazione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, riunendo i principali attori nazionali e internazionali. Forti della loro posizione geografica favorevole e della presenza di riconosciute eccellenze, gli scali italiani, impegnati in un contesto competitivo complesso con i sistemi portuali del Nord Europa e con le crescenti realtà mediterranee del Nord Africa, devono assolutamente poter offrire certezze agli operatori commerciali. Mi riferisco alla certezza delle regole, alla sicurezza e tempestività delle operazioni portuali, elementi attrattivi che assieme alla standardizzazione e semplificazione dei processi amministrativi si traducono in un'ultima analisi nella auspicata certezza in termini di prevedibilità dei tempi di sosta delle navi. In tale scenario all'autorità marittima è affidato l'importante ruolo di organo di gestione e presidio di garanzia della sicurezza dello scalo, della sua sicura operatività, promotore di una sicurezza intesa come fattore di crescita, non limite, bensì elemento stesso della produttività, ciò che si definisce sicurezza produttiva. E qui mi fa piacere sottolineare, c'è l'ammiraglio Angrisano che ha coniato questo termine e quindi a lui ovviamente tutta la nostra riconoscenza, perché ha sintetizzato in due parole effettivamente quello che rappresenta la nostra attività e non solo. Tale ruolo, che passa attraverso la capacità di interpretare in maniera dinamica la funzione del comandante del porto, è volto a garantire, quale primo anello della catena logistica, il sicuro svolgimento dell'intero ciclo nave, dalla manovra d'ingresso passando per l'attività in banchina fino alla ripartenza del vettore. In tale sforzo di regolamentazione, vigilanza, controllo e facilitazioni di tali complesse attività tecnico-nautiche, l'autorità marittima trova nei servizi tecnico-nautici alleati, affidabili e insostituibili. Mi piace ripetere che l'autorità marittima, solo grazie all'ausilio dei servizi tecnico-nautici, si fa carico ogni giorno e contribuisce, in sinergia con gli altri attori del sistema, al superamento dei limiti infrastrutturali dei nostri porti, permettendo l'ormeggio in sicurezza dei giganti del mare, valorizzando tutti gli spazi portuali, riducendo i tempi di attesa, aumentando l'operatività delle navi e i flussi legati alla movimentazione delle merci in un porto. Un riconoscimento implicito, ma non per questo meno significativo, della bontà e validità del sistema italiano di organizzazione e gestione di servizi tecnico-nautici è sicuramente rappresentato da ultimo dalle previsioni del Regolamento europeo 2017-352 del 15 febbraio 2017, che ha istituito un quadro per la fornitura e la trasparenza dei servizi portuali. Ebbene, con tale atto di normazione primaria, il legislatore europeo, dopo un lungo e articolato iter che ha visto il coinvolgimento e il contributo degli Stati membri e degli operatori del cluster marittimo, ha sostanzialmente riconosciuto la peculiarità dei servizi tecnico-nautici rispetto alle altre prestazioni di natura puramente commerciale che vengono rese nei porti, differenziando opportunamente i servizi commerciali resi alle merci e alle navi dalle prestazioni strumentali alla sicurezza della nave e quindi dello scalo. Il regolamento europeo ha fatto salve le specificità dei servizi, quali quelli di pilotaggio, rimorchio e ormeggio, che devono necessariamente rispondere a precisi canoni di universalità e continuità che solo un regime pubblicistico può assicurare con assoluta certezza, come ha già detto anche Danilo, garantendo anche una pronta e continua disponibilità operativa degli assetti dei servizi tecnonautici per assolvere alle esigenze
che su richiesta dell'autorità marittima possono verificarsi per la sicurezza del porto e della navigazione in generale. In conclusione, tutto questo è stato possibile anche perché abbiamo un grande ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Del Rio, che ha messo al centro del suo dicastero il comparto mare, studiando i punti deboli del sistema portuale italiano e dando risposte normative ed operative. Grazie, signor Ministro, e una buona Pasqua a tutti quanti. Grazie, Comandante Generale, per il suo prezioso contributo.